Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questo momento di preghiera chiediamo di aprirci al mistero di Cristo che attraverso la sua passione e sofferenza ha voluto morire per noi. Col dono del suo spirito possiamo comprendere e penetrare il dono che Gesù, attraverso la croce, ha portato a tutti gli uomini. La contemplazione del suo dolore, che per noi è la sapienza della croce, ci permette di capire il senso del nostro dolore. Assomigliare a Cristo in ogni circostanza, fosse anche quella del dolore, è in modo proprio una vocazione. Preghiamo. O Dio, che hai dato agli uomini come modello di umiltà e di pazienza Gesù Cristo, nostro fratello Redentore, morto in croce per noi, donaci di accogliere gli insegnamenti della sua passione e di condividere la sua gloria di Salvatore risorto che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Pilato disse: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Nonostante questo, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Nel tribunale del nostro egoismo e della nostra superbia, anche noi ti condanniamo a morte, Gesù. Ti condanniamo tutte le volte che non sappiamo o non vogliamo accoglierti nel povero, nell'ammalato. Ti condanniamo a morte tutte le volte che non sappiamo sentirci una cosa sola e non sappiamo corrispondere al tuo amore. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ti affidiamo, Signore, chi nel quotidiano è condannato a lottare con la malattia del corpo e dello spirito. Ascoltaci, Signore. Ti affidiamo, Signore, l'impegno delle persone che ogni giorno sono vicine a chi soffre. Ascoltaci, Signore. Santa Madre di noi Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Benedica la tua santa croce, hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota.
quanto pesa quella croce, Signore, specialmente quando ti lasciamo solo a portarla e contribuiamo al tuo dolore e alla tua fatica, non accettando di portare quotidianamente la croce dei piccoli difetti dell'altro, che ci sembrano così grandi e pesanti. Aiutaci a rivolgerci a te lo sguardo se queste situazioni sembrano diventare troppo pesanti per noi e se le schegge del nostro orgoglio feriscono i legami con chi ci vive accanto. Diciamo insieme: aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore. Signore, tu che hai detto: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, aiutaci ad accoglierlo nella nostra storia. Aiutaci, Signore. Signore, aiutaci ad entrare in una logica di amore senza cercare scappatoie per allontanare il dolore e la sofferenza. Aiutaci, Signore. Santa Madre, terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Egli si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Tu cadi e ci chiedi di abbassarci per poterci rialzare dal nostro orgoglio e dalla nostra dipendenza, Signore. Vorremmo non cadere mai, perché la caduta è umiliante. La caduta è per noi la fine di un percorso. Nel nostro cammino i sassi su cui inciampiamo sono tanti: l'incomprensione, l'indifferenza, il giudizio degli altri, e dalle quali spesso non riusciamo a rialzarci perché contiamo solo sulle nostre forze e facciamo a meno di te. Diciamo insieme: aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore. Signore, donaci di ripetere sempre con te: Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Aiutaci, Signore. Signore, aiutaci a sentirci sempre uomini e donne in cammino tra le fatiche e le gioie di ogni giorno, puntando alla meta che sei tu. Aiutaci, Signore. Santa Madre, quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Gesù, vedendo tua madre sulla via della croce, hai provato un dolore atroce, perché avresti voluto risparmiarle questa infamia. Ma certamente avrai sentito anche conforto per la sua presenza, perché non ti ha abbandonato e lasciato solo,
e non si è nascosta dagli occhi di chi ti giudicava un malfattore. Anche oggi tante madri soffrono sulla via della croce dei loro figli, la croce della malattia, le croci delle scelte sbagliate, dell'incomprensione, le croci della mancanza di futuro e di speranza, le croci del vizio, delle dipendenze, della schiavitù al male. Diciamo insieme: aiutaci, Maria. Aiutaci, Maria. Maria, aiutaci, perché nella brevità di un sì detto al Padre ci sia dolce perderci. Aiutaci, Maria. Maria, sostieni le madri che come te fanno esperienza del dolore per la perdita o lo smarrimento di un figlio. Aiutaci, Maria. Santa Madre di voi tutti, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Dal Vangelo di Luca. Mentre conducevano via Gesù, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Un gesto commovente, quello dell'uomo di Cirene. Quanti di noi sono capaci di caricarsi le croci di chi soffre? Quanti Cristi sofferenti incontriamo quotidianamente e rimaniamo indifferenti di fronte al loro dolore e fuggiamo perché la croce ci disturba? Riempiamo le nostre case di croci e poi scappiamo di fronte alla croce di chi soffre davanti ai nostri occhi per non farci carico della croce di chi ci è vicino. Eppure basterebbe dimenticare solo per un attimo i nostri pensieri e i nostri problemi per ascoltare un amico, un vicino di casa, una persona problematica, un fratello e una sorella facendoci carico dei suoi pesi. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Donaci, Signore, di non sentirci costretti nell'aiutarti a portare la croce. Ascoltaci, Signore. Aiutaci, Signore, ad affrontare i nostri impegni e fatiche con responsabilità, ma anche con la serenità di stare facendo del nostro meglio. Ascoltaci, Signore. Santa Madre di voi tutti, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Dal profeta Isaia: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, né splendore per poterci piacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosci patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Solo la Veronica trova il coraggio di avvicinarsi e di partecipare alla sofferenza dell'uomo Cristo Gesù.
con un gesto di amore asciuga il sudore e il sangue dal suo volto. Certamente non elenisce il dolore, ma con la compassione e l'amore che esprime vince gli insulti, la solitudine e la paura. Il volto di Gesù impresso sul velo ci rivela che ogni uomo che soffre ha il volto di Cristo, che in ogni sofferenza è nascosto il mistero della sofferenza di Cristo e pertanto ogni gesto d'amore fatto a chi soffre, al più povero, al più piccolo, lo facciamo a Lui. Diciamo insieme: grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore, perché ci conservi nel tuo amore e non ti sei ancora stancato delle nostre povertà. Grazie Signore. Grazie Signore, per averci messo nell'animo la nostalgia del silenzio e della contemplazione. Grazie Signore. Santa Madre di noi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Della prima lettera di Pietro. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia, dalle sue piaghe siete stati guariti. Prima o poi tutti cominciamo a sentire la durezza e la pesantezza del legno della croce e cadiamo sotto il peso della malattia, della solitudine, della incomprensione, della mancanza di amore o in mille altri dolori quando sperimentiamo quotidianamente la croce. A volte ci rialziamo, come ha fatto Gesù, ma se lo sforzo è insostenibile, preferiamo restare a terra. Quante persone cadute, malate e sole, soprattutto anziane, ma non solo, in questo anno di lotta alla pandemia, non hanno potuto stringere per un'ultima volta i propri familiari. Quanti non hanno potuto ricevere lo sguardo di conforto di un loro caro e la loro vicinanza nell'ora più atroce della morte. Che desolazione, la sofferenza sommata alla solitudine. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ti affidiamo, Signore, chi è angosciato per i problemi finanziari e i progetti frantumi. Ascoltaci, Signore. Ti affidiamo, Signore, le persone che in questo periodo di isolamento ed incertezza vivono con fatica la solitudine o la precarietà delle relazioni. Ascoltaci, Signore. Santa Madre di voi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Dal Vangelo di Luca. Lo seguiva una grande folla di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Perché se tratto così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Signore, il tuo avvertimento è stato duro, ma attualmente sembra che sia proprio così. Non c'è madre o padre che in questi tempi non sia angosciato per i figli. I genitori degli operatori sanitari, del personale delle farmacie e dei negozi rimasti aperti, degli addetti ai trasporti e alla raccolta di rifiuti, o di tutti coloro che per servire la società sono costretti ad esporsi ai rischi di un pericolo invisibile e letale. Quanti genitori piangono in silenzio, sentendosi impotenti a proteggere i propri figli. Diciamo insieme: aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore. Signore, donaci di divenire compagne di tutti coloro che rimangono indietro o sono scavalcati dagli altri. Aiutaci, Signore. Signore, ti preghiamo per i nostri rappresentanti politici, perché abbiano la capacità di spogliarsi della ricerca di prestigio per entrare nell'ottica collaborativa per il bene comune. Ascoltaci, Signore. Santa Madre di Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 35. Ma essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa, mi dilaniano di continuo, mi mettono alla prova, mi coprono di scherni, contro di me digrignano i loro denti. Sei sfinito, Gesù, e cadi per la terza volta nella salita verso il Golgota. Ormai da un anno anche noi stiamo salendo con fatica con te questo calvario della pandemia. Ci manca la nostra ordinarietà, la nostra comunità, ci mancano i nostri fratelli. Facciamo digiuno e sperimentiamo la fame di un abbraccio e la sete di condividere la gioia di fare una festa in famiglia. Signore, con il tuo conforto potremo rialzarci e riprendere il cammino, perché trionfi sempre l'amore sulle nostre fragilità. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Metti nei nostri cuori, Signore, la convinzione che il tuo amore infinito perdona ogni persona e ogni colpa. Ascoltaci, Signore. Guardando alla tua croce, ti chiediamo, Signore, di insegnarci a pregare, affidando a te i nostri e gli altrui turbamenti. Ascoltaci, Signore. Santa Madre di
decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. A che servono i vestiti per uno che deve morire? Quanto superfluo c'è nella nostra civiltà? Superfluo che dobbiamo eliminare in fretta per continuare a produrre, a smerciare e a vendere. Le cose nuove invecchiano in fretta, la moda passa e tutto viene presto scartato. Ma non facciamo scarto solo dei vestiti, scartiamo le persone che sono meno produttive, gli anziani, gli invalidi. Il virus ha colpito soprattutto gli anziani. Ci ha tolto qualcosa o ci ha liberato da un peso? Ci sono pochi respiratori, i medici devono scegliere e scelgono di lasciare andare gli anziani. Che speranza è quella che discrimina tra giovani e anziani? Non si toglie solo speranza, si toglie rispetto. Colui che viene denudato prima di essere crocifisso ci dice che vuole dare speranza a chi è rimasto senza rispetto. Diciamo insieme: perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore. Perché venga preservata sempre e in ogni modo la dignità della persona, anche se non produttiva, anche se anziana. Perdonaci, Signore. Perché riscopriamo nella pazienza del Signore il segno del suo amore infinito per noi. Perdonaci, Signore. Santa Madre dei buon padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. L'amore è inchiodato sul legno, le sue mani e i suoi piedi sono inchiodati sulla croce. Ci sembra di rivivere in questo tempo di pandemia quel tragico momento del Calvario, dove la precarietà e l'insicurezza sembrano figurare quell'apparente sconfitta segnata dai tanti malati di Covid costretti a letto, inchiodati, chi a casa e chi in ospedale. Affidiamoli a Gesù crocifisso, che mentre sperimentava il senso di solitudine e abbandono, ha offerto la sua vita perché la nostra fosse riscattata. Signore, dona loro la consolazione della Tua parola e la gioia della Tua presenza. Diciamo insieme: aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore. Signore, fa nascere in noi un forte sentimento di pietà e di non giudizio verso chi ha sbagliato
ed è stato condannato. Aiutaci, Signore. Signore, insegnaci a vedere oltre la croce la gioia, oltre la morte la vita. Aiutaci, Signore. Santa Madre di noi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Per la Santa Croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Reclusi in casa per evitare la pandemia, ci siamo sentiti abbandonati? Chi si è ricordato di noi? Di chi ci siamo ricordati? Cristo in croce è rimasto solo con due malfattori. Abbandonato da tutti, ha trovato solidarietà in uno di loro. Uno che aveva capito che, anche se in croce, quel Galileo poteva ancora fare qualcosa. Anche se siamo abbandonati, c'è sempre qualcosa che possiamo fare per qualcuno. Non importa se non è uno che se lo merita. Usciamo dall'abbandono volgendo lo sguardo a chi è crocifisso con noi. E in quello sguardo neanche Dio può diventare assente. Diciamo insieme: Signore, aiutaci. Signore, aiutaci. Signore, aiutaci a credere alla tua risurrezione e donaci la consapevolezza che non siamo mai soli e abbandonati. Signore, aiutaci. Signore, aiutaci a scorgere anche nei momenti più bui segnali vivi di speranza. Signore, aiutaci. Santa Madre di voi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e consegnato a Maria. Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilate lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Ormai, Gesù, puoi lasciare la tua croce, simbolo del dono della salvezza, per essere accolto nelle braccia di tua madre. Non ci è dato conoscere quali pensieri l'abbiano attraversata in quei momenti. Possiamo solo immaginare come ella abbia portato dentro di sé tutto il dolore delle madri alle quali vengono strappati i loro figli e le loro figlie.
Giuseppe d'Arimatea ha voluto prendersi cura di te, dandoti degna sepoltura. Giuseppe ci aiuta a riflettere sulla necessità del prendersi cura del prossimo, in particolare di chi è sbeffeggiato e non considerato da nessuno. Gesù, dall'alto della croce, ci attira a sé per donarci un cuore nuovo e per questo diciamo: donaci, Signore, un cuore nuovo. Donaci, Signore, un cuore nuovo. Perché non rimaniamo prigionieri delle nostre difficoltà, ma abbiamo il coraggio di affrontare le difficoltà della libertà. Donaci, Signore, un cuore nuovo. Perché sappiamo comprendere quanto siano preziose ai tuoi occhi le nostre sofferenze. Donaci, Signore, un cuore nuovo. Santa Madre di noi fanti, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Benedico la tua santa croce, benedetto il mondo. Dal Vangelo di Luca. Giuseppe avvolse il corpo di Gesù in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era ancora stato deposto. Tutto sembra finito ed è avvolto nel silenzio. Non resta che la via del sepolcro, da chiudere in fretta con un masso, così da mettere la parola fine a tutto. Così, nelle nostre case, quando spesso un silenzio si pone tra i coniugi, tra genitori e figli, tra figli e fratelli, non riusciamo più a ristabilire un rapporto di comunione. La resurrezione incomincia dal desiderio di rompere questo silenzio. Preghiamo insieme, diciamo: accoglici nel tuo regno, Signore. Accoglici nel tuo regno, Signore. Perché il nostro sguardo non si fermi mai alla realtà di questo mondo, ma sappiamo avere fede nella promessa di vita che il Signore ci ha rivolto. Accoglici nel tuo regno, Signore. Perché la morte non ci getti nello sconforto, ma sappiamo aprirci alla parola di Dio anche contro ogni speranza. Accoglici nel tuo regno, Signore. Santa Madre di noi fanti, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Fratelli e sorelle carissime, abbiamo accompagnato il Signore in questo viaggio, in questo percorso carico della croce verso il luogo della sua crocifissione. Ad ogni stazione abbiamo anche fatto un paragone con la vicenda che stiamo vivendo, che l'umanità sta attraversando, la realtà di questa pandemia che sta mettendo a dura prova, ecco, il mondo intero, le società anche più progredite, le famiglie,
il mondo del lavoro, il mondo della sanità. Dovunque questa pandemia sta seminando vittime, dolore, lutti, sofferenze. Una sofferenza che si protrae così a lungo, pensavamo di scuoterci di dosso questa realtà già nei mesi scorsi, invece sembra un dolore e una prova infinita. Contemplando questo cammino di Gesù, ci rendiamo conto che il Signore prima di noi ha sperimentato questa sofferenza. C'è una preghiera in una messa votiva della Madonna che dice: «O Dio, tu che hai voluto perpetuare la passione del tuo Figlio nelle membra sofferenti del suo corpo che è la Chiesa». Questa realtà che noi viviamo, che vive l'umanità intera, in fondo è la passione stessa del Signore che si ripete in noi, si ripete nelle membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa, che è ogni battezzato. Ecco, vogliamo guardare a Lui per imparare da Lui ad accettare il mistero della sofferenza con speranza. Paolo, San Paolo, era riuscito a vedere una partecipazione alle sofferenze di Cristo. Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Noi talvolta giudichiamo Dio assente dalle nostre vicende, insensibile, lontano, quando ci sembra che la croce sia troppo pesante e che siamo solo noi a portarla e non ci rendiamo conto che è il Signore che la porta con noi e che l'ha portata prima di noi e che ci insegna, ecco, a renderla feconda e fruttuosa attraverso l'accettazione con fede del dolore offerto al Signore. Guardiamo la Vergine Maria che ha condiviso il cammino del Figlio, la sua sofferenza, la sua offerta al Padre, che si è unita all'offerta del Figlio per la nostra redenzione. Lei ci insegna ad accettare il mistero della croce senza scoraggiarci e soprattutto riponendo in Dio ogni nostra speranza e ogni nostra fiducia. E ora, tutti insieme, con un cuor solo, un'anima sola, rivolgiamo al Padre, nello Spirito Santo, la preghiera che nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Padre che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima verso la Pasqua eterna. Amen. Lo Spirito Santo, lo spirito di sapienza e di fortezza, vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La croce di Cristo sia sempre la nostra forza. Andate in pace. Amen.